non è cambiato ancora nulla. Rimane il sistema del cottimo, cioè che noi ad ogni consegna abbiamo una paga che varia da come posso dire, a chilometri. Cioè che se io da Piazza Castello a Piazza Vittoria una consegna con il valore di 2 euro, da Piazza Castello a non so, a Santa Rita può essere anche di 4 euro, quindi c'è sempre questa incognita di quanto si può guadagnare. Queste paghe sono più o meno simili per tutte le aziende che fanno questo servizio? Allora, io di preciso so che Uber più o meno ha questo tipo di tariffa, poi c'è Deliveroo e Just Eat che comunque hanno delle paghe che sono assolutamente simili a Glovo, ma hanno comunque, si vedono garantiti una paga minima oraria, quindi Glovo penso che sia l'azienda più arretrata tra tutte. E cosa dicono questa azienda a voi quando voi insomma vi sarete rivolti anche in maniera... No, allora, noi le aziende ci sono sempre trovati le porte in faccia. Ad esempio l'ultima volta in cui si è andati a protestare si è scoperto che alla fine i dirigenti di Glovo sono scappati dalla porta del retro, quindi ci siamo ritrovati di fronte a questa situazione. Quante consegne fate minimo al giorno? O a turno? Al giorno, allora, principalmente un lavoratore medio a 3 ore circa, quindi poi dipende dal punteggio. Dipende tutto dal ranking, più ore fai, più lavori, più sale il punteggio, quindi in media uno riesce a fare 3 ore al giorno e in un'ora fai 2 consegne se tutto va bene. Scusa, viste queste criticità, ma perché continuate a lavorare per il food delivery? È la domanda che si pone. Beh, prima di tutto perché, sicuramente ve ne siete accorti, ma 3/4 dei lavoratori sono stranieri, quindi è un lavoro dove non richiede un curriculum, ad esempio, è un lavoro che tra l'altro in tutte le sue condizioni pessime non permette anche di rinnovare il permesso di soggiorno, quindi questa è una problematica che riguarda i lavoratori stranieri più precisamente. Noi continuiamo a fare questo lavoro perché comunque se uno va a lavorare part time, l'unico lavoro che riesce a trovare 600 euro sicuramente trova in questo lavoro che loro chiamano smart jobs, questi nomi inglesi per non chiamarlo sfruttamento. E preferiscono, cioè si preferisce comunque racimolare qualcosa a fine settimana.